Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi porto il video degli acquisti e delle entrate di questo mese di giugno. Il mese di giugno è stato molto fruttuoso, forse anche troppo, mi sono lasciata prendere la mano e non succederà più. Però prima di iniziare devo fare un disclaimer. Voi sapete perché, se mi seguite, insomma l'ho già detto, sono in cassa integrazione dall'8 di marzo e proprio ieri mi ha chiamato il mio direttore e ha detto che in Toscana, quindi in un'altra regione, in un altro resort, cioè in un resort, c'è bisogno di coprire un buco finché, insomma, o a fine stagione o comunque quando riapre il mio albergo. Quindi io domani mattina alle 9, dopo che ho impacchettato oggi tutti i miei trick track, parto per la Toscana e ci resterò fino a fine estate. Io non posso assicurarvi assolutamente che in questo periodo sarà caricato un video, io non vi posso assicurare che in questo periodo io leggerò qualcosa e quindi mi pare giusto almeno, diciamo, concludere questa prima parte dell'estate facendovi vedere gli acquisti e poi al mio ritorno, magari verso i primi di settembre, vi faccio vedere le letture che ho fatto durante tutta l'estate. Purtroppo sarà anche un video abbastanza scarno, perché se mi conoscete un pochino sapete che quando io mi metto a lavorare mi annullo completamente, quindi faccio molta molta fatica a mettermi a leggere qualcosa in modo sensato e concentrato durante i miei periodi di lavoro, quindi farò del mio meglio, non sono più in Francia e si vede, lo sento e lo percepisco. Scusatemi il casino nel background, ma sto già cominciando a preparare la valigia, quindi ho alcune robe sulla sedia, però... E comunque vorrei farvi notare che finalmente mi sono arrivate le librerie e le ho sistemate. Ci vuole ancora qualcosina, insomma, per renderle proprio come le voglio io, però sono già molto molto contenta. Quindi, senza perdere altro tempo, perché qua in tutto, tra libri e manga, abbiamo qualcosa come più di 50 volumi. Mi sono lasciata estremamente prendere la mano. Per fortuna, sono, cioè, diciamolo così, a parte alcuni, la maggior parte sono usati. Nel senso che ho speso molto meno di quanto una persona che li compra tutti nuovi, insomma, avrebbe speso. In ogni caso non è una scusante, perché almeno 3 o 4 di questi sono novità e quindi comunque un bel po' l'ho speso. Spero tanto che i miei genitori non vedano questa cosa, perché altrimenti credo che mio papà mi lancerebbe qualcosa che arriverebbe direttamente al resort in Toscana. Comunque, bando alle ciance e cominciamo subito dai manga. Manga e fumetti, questo mese fruttuosissimo, cominciamo con tutta la serie di Streghe per Amore che mi è arrivata ieri via Corriere. L'ho presa su eBay, l'ho pagata una sciocchezza. I volumetti sono quelli a sottiletta, sono 10 volumi e non ho praticamente informazioni su questo. So che era tra quelli consigliati per chi aveva acquistato, insomma, un altro di questi manga qui, che vi farò vedere comunque, e quindi ho pensato di prenderlo. Costava davvero una sciocchezza ed è tenuto molto bene, tutto bello impacchettato, quindi staremo a vedere. Poi ho iniziato Iona, la principessa scarlatta, quindi io ho il numero, dal numero 1 al numero 14, che è l'ultimo uscito. Devo dire che mi piace davvero molto, ve ne parlerò magari a fine estate nel wrap up generale estivo. Vi basti sapere che è uno shoujo un po' atipico anche per i miei gusti ed è qualcosa che mi è piaciuto davvero tanto. I disegni sono carini, le storie sono carine, non c'è mai stato un momento di down in tutti questi 14 volumi che io mi sono bevuta praticamente in 2 giorni e non vedo l'ora di andare avanti, sinceramente. Mi sto tenendo il numero 14 che non ho ancora letto fino a che in mano non avrò anche il 15, perché altrimenti vado in crisi. Poi mi sono arrivati, non è ancora il momento, ho preso, sì, mi mancava solo Ragione e Sentimento di queste edizioncine dei classici di Jane Austen. Ho già i 2 volumi di Orgoglio e Pregiudizio e ovviamente non potevo farmi scappare anche Ragione e Sentimento.
Poi con mia enorme tristezza è arrivata la fine di Tsubaki Cho, quindi Lonely Planet. È un ultimo volume molto carino, naturalmente ve ne parlerò. Questa è forse una delle mie serie manga shoujo preferite e magari farò un approfondimento più avanti. Comunque, bello. Poi la Vale mi ha dato questo volumetto che si chiama Il mondo di Ran, che ancora purtroppo non ho letto, insomma ce l'avevo in programma ma poi sono stata, diciamo, presa da altre cose. Suppongo che mi piacerà, i disegni sono un po' diversi da quelli che io di solito apprezzo, non più di tanto però un pochino sì. La storia è altrettanto bizzarra per i miei gusti, però alla Valle dice, cioè la Dalle dice che potrebbe piacermi. Poi ho trovato nella mia fumetteria di fiducia due volumi che mi mancavano di Ryōko Ikeda, che è praticamente una delle mie mangaka preferite, e questo è Ayako. Stavo per dire Ayuko, non so perché. I disegni naturalmente sono quelli standard della Ryōko Ikeda, con questo, diciamo, allure un po' retro, insomma, tipo Lady Oscar, tipo La finestra di Orfeo e queste cose. Qui naturalmente, essendo la stessa penna, non ci si poteva sbagliare. Non l'ho ancora letto, anche perché è entrato nella mia libreria da pochissimo, e lo lascerò qui per godermelo al mio ritorno dalla Toscana. Poi, dopo tanti anni, mi sono decisa a ricomprarmi questa serie manga, insomma, che io avevo all'inizio, ma che è stata venduta in quel raptus famoso che ho avuto tanti anni fa. La serie è Vampire Knight, poi vi faccio vedere il quarto volume. Ho preso le edizioni deluxe perché sono le uniche che ci sono disponibili in tutti i numeri, e me li sto facendo arrivare un po' alla volta alla mia fumetteria di fiducia, naturalmente. Purtroppo ci vorrà un po' magari per il primo volume perché è in ristampa, quindi in teoria a fine luglio dovrei riuscire ad avere qualcosa, però visto che non sarò qui lo prenderò poi, insomma. E insieme a questo ho preso anche il Vampire Knights Memories, che è quella serie che esce un volume all'anno del non detto, delle storie, diciamo, parallele e postume alla storia canonica raccontata nei 19 volumetti del fumetto. Non credo di dovervi dire altro, e sono stupendi, bellissimi. Poi ho letto Flower and the Beast, The Flower and the Beast, una serie che conta 10 volumetti, di cui ho anche visto il drama, che mi è piaciuta abbastanza, devo dire. Uno di quei shoujo leggerini, sereni, che piacciono a me, quindi che volete mai. Poi, stessa cosa, Lui il Diavolo, una serie abbastanza anzianotta, dice 2004, un po' come Streghe per Amore, ancora con le sottilette, anche qui sono 10 volumi e mi piacciono molto, anche se i disegni non sono propriamente il mio pane. Poi è uscito il secondo volume, secondo volume di Watakoi, che come al solito mi è piaciuto molto, di cui ho visto anche l'anime, che mi è piaciuto un sacco. I due volumoni di Utena, che mi sono piaciuti tantissimo, veramente tantissimo. Questa serie è oro, oro per le mie orecchie, i miei occhi e il mio tutto. È davvero stupenda, con un disegno classico che mi piace molto. È molto particolare, non propriamente shoujo. Insomma, ve ne parlerò anche di questi, comunque volevo soltanto farvi vedere che alla fine ce li ho in libreria. Poi sono usciti il volume 5 e 6 di Renzi la strega, quindi naturalmente sto andando avanti. Il numero 6 della Promessa della Rosa, il numero 6 di Perfect World, che sono dolori, il numero 3 di Le nostre situazioni segrete, che mi sta piacendo molto. Poi il numero 2 di Love Stage, che sto comunque provando a vedere se potrebbe eventualmente piacermi, e alla fine penso di sì, quindi
Comunque, così ci proviamo. Sono quasi. Poi è uscito finalmente Non sono un angelo, finalmente il primo volume di 5 di questa nuova ristampa, di questa opera abbastanza classica della stessa autrice di Nana e Paradise Kiss, e sinceramente mi è piaciuto tantissimo, non vedo l'ora di andare avanti, spero escano in fretta. Ultimi tre volumi, abbiamo naturalmente il numero 5 di Sailor Moon della versione nuova con le pagine plastificate e alcune a colori e le copertine sbrilluccicanti, questa dedicata a Sailor Venus, come mi è venuta fuori questa S molto serpeggiante. Poi è uscito il quarto volume finalmente di Monstress, di cui ho i primi tre messi qua dietro. Non l'ho ancora letto naturalmente, me lo voglio godere come si deve, ma in questi giorni proprio non ho tempo, quindi lo leggerò poi. E ultimo, ma non ultimo, io mi ero persa l'uscita di questo cosone qui, che è il primo volume del secondo tomo del Trono di Spade in versione a fumetti, come naturalmente quegli altri due, quello blu e quello rosso, che avevo fatto vedere molto tempo addietro. Quindi questi sono più o meno gli ingressi di fumetti e manga. Per quanto riguarda i libri, ne abbiamo parecchi. Prima cosa, vi faccio vedere velocemente questi qui perché è una mia scelta di riacquisto. Stavo cercando una nuova edizione di Harry Potter da poter leggere con la nuova traduzione, perché seppure ci siano i libroni, quelli spessi illustrati da Jim Kay, che hanno la stessa traduzione, e io abbia questa stessa edizione nel cofanetto in inglese, naturalmente la volevo in italiano. Una copia in più o in meno di Harry Potter per me non fa differenza, quindi piano piano, man mano che li trovo, li sto recuperando. Sono stata abbastanza fortunata perché sono riuscita a recuperare i primi 5 e ho preso naturalmente la pietra filosofale, quelle con le illustrazioni come quella inglese, adesso non mi ricordo, di Johnny Dowdle mi sembra, le copertine, quindi la pietra filosofale, la camera dei segreti, il prigioniero di Azkaban, il calice di fuoco e l'ordine della Fenice. Quindi sto completando questa collezione di questo genere perché, oddio, aspettate che vado a appoggiarli, perché volevo un'altra edizione da poter leggere con la nuova traduzione. Non che sia estremamente entusiasta io della nuova traduzione, però mi sembrava giusto dargli una nuova opportunità. Poi andiamo avanti, ho preso questo primo libro di questa nuova collana Fandango, che tratta un po' di romanzi, io mi verrebbe da dire bislacchi fondamentalmente, perché sono tutti romanzi abbastanza particolari per quanto riguarda lo stile di scrittura. Questo in particolare, Bunny di Mona Awad, è qualcosa di estremamente intricato, soprattutto dal punto di vista narrativo. La storia è anche molto interessante, il topic e lo svolgimento delle vicende sono molto interessanti, ma lo stile di scrittura non è affatto semplice, quindi io non so se consigliarlo o meno, comunque lo capirete nel momento in cui ve ne parlerò un po' meglio nel wrap-up di fine estate. Poi ho preso questo volumetto che l'ho trovato all'usato, sono felicissima, ho trovato I Love Tokyo della Pina, una guida molto personale che ha scritto questa blogger, direi, molto amante del Giappone, che è davvero simpatica, anche perché non soltanto ti racconta un po' di cose del tuo viaggio magari ipotetico in Giappone, ma anche alcune tradizioni, ma anche alcune curiosità e cose molto divertenti, tutte quante legate da una playlist creata dal marito, che è questo signore qua accanto. Molto carino, non credo ci sia granché da dire, anche di questo vi parlerò poi. Poi mi sono lasciata convincere a prendere un Tashen,
Costano davvero poco questi volumoni e sono davvero preziosi dal punto di vista del contenuto. Io ho preso The Costume History, quindi la storia del costume o dei costumi, non da bagno naturalmente, la storia del modo di vestire nel corso del tempo, nel corso dei secoli, attraverso, diciamo, tutte le culture del mondo. È naturalmente un libro di consultazione, ti dà molte informazioni molto specifiche e queste sono edizioni davvero molto carine. C'è un'edizione fotografica di Parigi che ho lasciato in libreria perché mi ero reso conto che avevo fatto davvero troppi acquisti, nonostante io sia stata bravina col fatto che la maggior parte erano usati, però questo non giustifica il mio scialacquare. Quindi, prima o poi, forse un giorno, prenderò anche quello. Poi ho recuperato, naturalmente, a inizio mese, gli ultimi tre libri usciti della saga di The Witcher, ossia La Torre della Rondine, La Signora del Lago e La Stagione delle Tempeste. Ho il dubbio che siano in ordine, ma io penso quasi di sì, sono in ordine. Quindi direi che con questo concludiamo il ciclo di The Witcher e non mi resta che rimettermi a leggerli, nonostante, insomma, io abbia comunque poco tempo, però intanto questi li ho. Poi all'usato sono stata attratta davvero tanto da questo romanzo di cui avevo visto il film ed è La sporca dozzina di E.M. Nathanson. Mi piacciono i libri di guerra, mi piacciono molto, mi piacciono anche i film di guerra. Ho visto con molto molto piacere diversi film di questo genere, compreso Una sporca dozzina di questo generale che per creare una squadra, diciamo, d'assalto, quelle che più sarebbero in pericolo, ma che in ogni caso, anche se fossero, diciamo, sterminate, non ci sarebbe questo grande, diciamo, problema, è brutto da dire. Questo generale deve addestrare questi 12 galeotti, tutti quanti colpevoli di un diverso crimine. Quindi deve essere anche molto bello vedere come dei semplici galeotti si trasformino fondamentalmente in favolose macchine da guerra. Questo mi pare molto molto interessante e vediamo come va a finire. Poi ho preso naturalmente l'ultimo uscito per Feltrinelli della mia serie sull'antica Grecia, in questo caso abbiamo gli eroi della guerra di Troia. Io avevo già gli eroi e gli dei, sempre della Ierano, e no, di Ierano, scusate Giorgio. E mi sono piaciuti molto, li ho letti parecchio tempo fa e anche se magari non ve li ho fatti vedere in video, sono quei saggi che di solito mi piace leggere un po' così, en passant, sono quelli leggeri, non troppo descrittivi, insomma mi piacciono perché mescolano il romanzo al mito, al saggio, quindi sono davvero libricini di pregio se vi piace il genere e se vi interessa l'argomento. Poi ho preso su un colpo di testa questo libro qui, La lettrice testarda di Emmy Whitting. Io ho già sentito parlare di questa autrice, ma non mi ricordo per quale libro. Mi ricordo però che questo romanzetto molto sottile mi aveva intrigata parecchio a livello di trama. Naturalmente ci metterò un po' a leggere anche questo, anche se è uno di quelli che vorrei leggere per primo, perché ricordo bene che nel suo raccontare, insomma, nella quarta di copertina, mi aveva smosso qualcosa sin dal principio. Spero di riuscire magari a portarmelo via con me in Toscana e dargli una possibilità mentre nei miei giorni liberi sto sotto l'ombrellone. Poi andiamo avanti. Di una nuova casa editrice che si prenderà tutti i miei soldi anche ad occhi chiusi, che ancora, devo dire, non ho del tutto vagliato, anche se ho già altri due volumi che vorrei ordinare direttamente alla casa editrice perché sono molto molto carini e hanno un tipo di spedizione un po' particolare, con un packaging un po' particolare. Ed è Un'insolita Mary di Classen. Primo
romanzo uscito per questa nuova casa editrice che si chiama Variazioni. No, scusate, della Vintage Editore, Dio santo, sono un po' stanca. Della Vintage Editore per questa collana che si chiama Variazioni, per coloro che non riescono a mettere il punto alla fine di una delle storie lette, diciamo, uno dei classici letti. Quindi queste variazioni vanno a prendere in esame il personaggio non citato particolarmente e quant'altro nei vari classici. Questo è un'insolita Mary, si parla di Mary Bennet, naturalmente la sorella minore di Jane e Elizabeth Bennet, e del suo rinascere dopo che le sorelle finalmente si sono sposate e si sono, diciamo, guadagnate uno status migliore per la propria famiglia. Sono molto curiosa di questo romanzo, che sono sicura verrà via con me in Toscana. Nel mentre sto anche facendo la valigia dei libri, quindi guardandone uno a uno, cercherò di capire cosa voglio portarmi via. Allora, questo libro qua, l'abbiamo preso sia io che la Vale su un colpo di testa, dove abbiamo, diciamo, visto qualcosa che ci avvicina molto alla Margaret Atwood e al suo mondo distopico, soltanto che è al contrario. Questo è 2084, La dittatura delle donne. Il titolo dice già il contenuto: le donne sono al potere, le donne sono le dittatrici di questo sistema. E che cosa succederà mai con le donne al potere? Non lo so, lo scopriremo molto 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 vivendo. Però è molto bella la copertina, fa molto, non so, anni 50. Poi ho quasi finito. Ho preso la Confraternita degli Storici Curiosi per le sue premesse di raccontare. Scusate, parlandomi si secca sempre la gola. Con le sue premesse di parlare di viaggi nel tempo, senza dire che sono viaggi nel tempo, perché questi storici di per sé non vogliono, diciamo, categorizzare quello che fanno come viaggio nel tempo, ma piuttosto dicono come, tipo, studiano i maggiori accadimenti dell'epoca in cui sono avvenuti, cioè nell'epoca in cui sono avvenuti, scusate. Quindi è un parafrasare, deve essere un libelletto, ma anche questo abbastanza sottile, molto divertente. Questo me lo sono sentito proprio per l'estate, quindi magari potrebbe venire anche lui, però non so con che valigia devo partire, se mi devo portare via tutte queste cose. Poi il libro che ho lettura al momento, e ogni volta che ti picchio, di Mena Kandasamy, ok, scusi signora Kandasamy per la pronuncia. Nuova uscita di Edizioni EU poco prima del libro, insomma, degli innamorati di Chiar di Luna, insomma, quelli lì. Che secondo me meritava più attenzione dell'ultimo volume degli Innamorati di Chiar di Luna, perché questo è un libro, come è scritto qua, sconvolgente e necessario. Io sono a poco più di metà e lo finirò a brevissimo. È un libro che mi ha davvero dato un pugno nello stomaco fortissimo e suppongo che continuerà a farlo fino alla fine. Poi finalmente ho trovato in usato questa versione abbastanza nuova, abbastanza recente, de La vita inizia quando trovi il libro giusto di Giunti, che non avrei mai comprato né nuovo né in versione cartonata, perché secondo me per un libro del genere è anche troppo, però io devo dire che in usato con qualcosa come 6 euro potevo anche portarmelo a casa. Stessa cosa vale per questo altro libro di Edizione O della collana Solo il piccolo serpente, ne hanno parlato tanti, ne hanno, diciamo, raccontato e fatto recensioni in moltissimi diverso tempo fa, non avevo mai avuto l'occasione di averlo tra le mani, anche perché quando si parla di serpenti a me viene un po' l'ansia. Però in questo caso è un po' per esorcizzare la mia ansia su questo tipo di animale, perché è proprio una bambina e un serpente che hanno questo
Sì, una bambina, sì. Una bambina, un serpente che hanno queste conversazioni molto, diciamo, mi verrebbe quasi leggere tra di loro, come se fossero vecchi amici. Naturalmente, anche questo ci devo ancora guardare. Forse questo potrebbe venire. Vabbè, devo smettere di dirlo perché me li porto tutti a finire così. Poi, naturalmente, ho preso l'ultimo libro uscito di Matt Haig, Ragioni per continuare a vivere. Anche in questo caso non l'ho ancora letto, ahimè, però Matt Haig per me è una, diciamo, una sicurezza. Nonostante io abbia sentito di tutto su questo libro in particolare, quello che più mi intriga è il fatto che sia proprio autobiografico e voglio vedere, voglio sentire quello che quest'uomo ha da raccontarmi su argomenti molto molto pesanti, come potrebbero essere naturalmente il suicidio e, diciamo, la depressione che porta a questi atti assurdi. Quindi, non è sicuramente il momento giusto per leggere un libro del genere, però io sono convinta che arriverà molto presto anche il suo momento. Poi, oddio, sono andata avanti a recuperare i libri della Hamilton. Ho preso Bullet, Harlequin, Death Dance e Mika. Sono quattro volumi che sto cominciando, insomma, ad aggiungere alla mia collezione. Hanno tutte copertine molto belle, anche se la mia preferita resta questa qui con l'uccellino color arlecchino, color arcobaleno. E diciamo ultimo, non ultimo naturalmente, abbiamo Fudge di Neil Schusterman, che ho deciso di prendere perché mi sembrava per una volta un fantasy, che non riesco a definire fantasy propriamente, però insomma un romanzo un pochino diverso, un po' intrigante rispetto magari ad altri che ho letto nei tempi passati. Staremo a vedere. Allora, dopo mezz'ora di ciance, avervi spiegato poco e niente di questi libri perché la mia mente è quasi interamente occupata da che cosa devo mettere in valigia adesso che mi tiro su da qui e mi metto a impacchettare. Io spero che passerete un'ottima estate, spero di passarla io stessa un'ottima estate. Naturalmente, se volete contattarmi, scrivermi, insomma, sono sempre su Instagram e non ci sono problemi su questo. Magari vi farò vedere un po' in che posto andrò, quale sarà la mia vita per i prossimi 2 mesi almeno. Spero che i miei acquisti vi piacciono, spero di riuscire comunque a leggere qualcosa in questo periodo, anche se ho molti dubbi, non vorrei dirlo, ma ho diversi dubbi. E niente, insomma, ci vediamo, non dico presto, però ci vediamo a fine estate. Spero starete davvero bene e ci lasciamo come al solito con un bel bacio. Ciao!